Salve a tutti, appassionati delle rose. Questo è il primo video inaugurale che farò e voglio trattare un argomento molto importante. Anzi, ringrazio prima di tutto qui chi mi ha dato ospitalità, il ristorante La Vecchia Stazione, un ristorante che cura il giardino, guardate, banani, non solo rose, ma qualche banano riesco a farlo venire anche qua, non essendo in Africa. E va bene, oggi voglio trattare un argomento iniziale, di massima importanza, prima di tutto perché con le scelte giuste si ottiene dei risultati eccezionali, con le scelte sbagliate no. Allora, si parlerà fondamentalmente del terriccio che costituisce la nostra messa a dimora delle piante. Questo, tante persone, ecco, si lasciano... si fidano di quello che gli dice a volte il garden, il venditore, però bisogna fare una scelta noi e cercare di essere convinti dei prodotti che si comprano, perché è basilare, il terriccio è basilare. Prima pensiamo al terriccio, poi pensiamo alle piante, tanto che siano rose rampicanti, arbustive, alberello, classiche, moderne, antiche, inglesi, metteteci quello che vi pare. La base è quella, il terriccio, il substrato. Bene, allora comincerò con questa cosa. Io vi faccio vedere quali sono le nozioni importanti. In commercio si trovano diversi prodotti. Il prodotto che diciamo uno dei più scadenti che ho trovato, uso le mani perché nel mio lavoro usare le mani, cioè non mi metto neanche guanti, il lavoro non sporca, è questo prodotto, se vedete, è nero di origine, ok? Però se si guarda per bene, ora poi vi farò vedere anche che cosa c'è scritto nell'etichetta, ci sono due cose che io ho sempre combattuto. Uno, che non esiste terriccio universale, perché terriccio universale non può esistere. Sapete che le piante sono classificate in tre categorie, acidofile, neutrofile e basilofile. Una pianta che è neutrofila, qui ci può stare, ma una pianta che è alcalofila o acidofila non è il terreno e si troverà le condizioni giuste di sopravvivenza. Allora guardiamo nello specifico questo terreno. Questo terreno, prima di tutto, dalla materia che è, dall'odore che ha, si sente, è un terriccio preparato sul compostaggio. Cioè non è che sia un terriccio preparato con le materie prime, con le torbe, con la fibra di cocco macinato. No, questo è un terriccio, diciamo, di roba riciclata. E vedete che proprio non ha fibra, è un terriccio che poi, una volta bagnato, si compatterà. La cosa che è sbagliata, ripeto, quando un venditore vi dà un terriccio universale, non può essere un terriccio universale, perché le nostre piante, le nostre rose, hanno bisogno di un pH che si aggira da 5,8 a 6,2 ed è essenziale, perché io non voglio essere logorroico o la fisima del pH. Il pH è la condizione di vita della pianta, cioè come se noi ci funziona bene lo stomaco, l'intestino, il fegato, allora quello che si mangia si assimila. Se ci sa dei problemi gastrici, o per dire, non l'auguro a nessuno, state tranquilli, non sto qui a fare il dottore, il medico, o il mio argomento, questi alimenti una parte viene dispersa e una parte non viene assimilata. Allora ci sa una dispersione e il nostro organismo sinceramente non ha dei benefici. I benefici il nostro organismo ce l'ha quando il nostro apparato digerente è a posto. Quello che succederà nell'impianto radicale, pensiamo che l'impianto radicale delle nostre piante è lo stomaco e sono anche polmoni, cioè sono tutto quello che la pianta da lì parte, che deve assimilare. È per questo motivo che dobbiamo stare attenti al terriccio. Ritorniamo a noi. Questo terriccio, come ho detto, è un terriccio fatto di roba riciclata, costa poco, va intorno a 5 euro, così non voglio dire la ditta perché non voglio assolutamente parlare male di nessuno, ma a voi vi do questa indicazione, è di materia riciclata, proprio di
tutta roba alimentare, vegetale, messa in una compostiera. Finito il compostaggio, viene immagazzinato, sacchettato e messo in commercio. Il problema che ha, allora, prima di tutto, quando si compra un terriccio, scusate, tolgo il nome della ditta, se vedete c'è sempre una scheda tecnica dietro. Questa tecnica è importante da leggere perché si capisce veramente la qualità del prodotto che noi compriamo. Allora, se leggete bene, qui si parla subito del valore del pH. Dice pH 7,2. Bene, ma sarà vero che è un pH 7,2? Perché se è un pH 7,2, veramente un buon terriccio neutro, universale. Universale no, ma neutro sì. Poi leggiamo il secondo componente, l'organico sul secco. L'organico sul secco è un 26,4%. Diciamo che come sostanza organica per le nostre piante è sufficiente. Un'altra cosa che è importante sono gli acidi fulvici sul secco, cioè proprio in questo modo, ed è bassissima la percentuale, perché gli acidi fulvici sul secco, che a volte tanti terricci viene aggiunta la leonardite, sono importanti proprio per l'equilibrio della flora batterica, ed è importante perché sono prodotti vegetali che riescano, diciamo, a compensare i nutrienti della pianta. Un'altra cosa importante proprio è l'azoto organico sul secco, che diciamo qui parla di un 87,1% dell'azoto totale. Questo vuol dire che è un prodotto di sostanze mascherate, riciclate, marcite, perché l'azoto è alto. Cioè questa veramente, come posso dire, è una concimaia più che un terriccio. Un'altra cosa che veramente qui c'è da guardare, altre oltre alle cose che vi ho detto, è il discorso della salinità. Qui è espressa, diciamo, 16,5. La salinità o la conducibilità dovrebbe rientrare nei valori da 0,50 a 1, non più di 1,20, 1,30 in millisiemens o 10 siemens. Perché? Perché se la conducibilità è alta, vuol dire che questo terriccio che comprate c'ha una percentuale alta di cloruro di sodio. E il cloruro di sodio cosa fa? Quando entra in contatto con l'acqua rilascia degli ioni. Gli ioni si caricano di elettricità e diventano elettroliti. C'è uno strumento apposta che non vi dico di comprarlo perché proprio non vi serve, cioè questo si può vedere la conducibilità in un altro senso, analizzare in un altro senso. Il discorso è che questo strumento riesce a percepire l'elettricità che c'è in questi elettroliti e in base al calcolo dell'elettricità che percepisce dà la quantità di sale che c'è nel terreno. Il cloruro di sodio è tossico per le piante, cioè la pianta si può mettere in un terreno così, si adatta, ma poi avrà un deperimento, ci sarà un modo che piano piano la pianta non si svilupperà, allora si pensa non l'ho concimata bene, la irrigo poco, non va bene il terriccio, l'ho messa in una posizione che va male. No, queste cose non vanno pensate ora, cioè per il dopo, ma vanno pensate ora, perché l'errore noi l'abbiamo fatto in partenza. Ora scusate, sono un po' emozionato perché non sono abituato, è il mio primo video, insomma, che devo mandare a voi, e voglio cercare di essere il più possibile comprensibile. Cioè anche per me è veramente una difficoltà, perché ho sempre lavorato da solo e da solitario, e ritrovarmi a parlare con voi che siete poi in tanti che mi vedrete, l'emozione ce l'ho. Ritorniamo al discorso sempre di questo terriccio. Bene. Ok, ora voglio farvi capire il perché di questo terriccio non è idoneo per per le vostre coltivazioni. Un'altra cosa che leggo sull'etichetta parla che questo terriccio è composto anche di torbe, ma sinceramente la fibra della torba io non la vedo, perché la torba, eccola qua, se guardate bene, la torba c'ha delle fibre, cioè fibrosa. Questa è torba essiccata, pressata. Però se si guarda bene, nella torba, qua c'è in un altro, ci sono anche, visto che viene da depositi fluviali, ci sono anche dei legni vecchi. Allora questo vuol dire che è torba, perché tutto questo serve per la pianta. Tanto si decompone,
è materia vegetale che gli fa bene, però la torba sinceramente, vedete, a fibra, ha un colore, e questo terriccio è troppo scuro. Se io ve lo metto davanti col colore, c'è troppa differenza di colore. Allora, il problema, come vi ho detto, il pH e la conducibilità, che sono essenziali. Il pH, dopo vi farò vedere che cioè l'ho già testato, non vi voglio ingannare assolutamente, questo terriccio non corrisponde al pH dichiarato. E mi dispiace, perché chi lo compra, cioè non compra il prodotto con le caratteristiche che deve avere. E se per questo neanche la conducibilità, perché se il pH è più alto di quello che è dichiarato, arriva a, passa 7,5-8, vuol dire che questo terriccio ha anche del cloruro di sodio e c'è la salinità, che si torna a ripetere che è tossica per le nostre piante. Si adattano, ma a lungo andare poi avranno dei problemi. Ok? Un altro terriccio che ho trovato di ottima composizione è questo, è di una ditta famosa che lo vende. Qui c'è della torba, però questo terriccio manca una componente essenziale, cioè sì, è un derivato da materie vegetali, ha delle buone caratteristiche tecniche, delle buone analisi se si fanno, però vedete che manca di una grande, cioè manca di prodotti. E il prodotto che manca per essere un buon terriccio è questa, è il lapillo vulcanico. Proprio questo è un lapillo vulcanico che si trova nelle eruzioni vulcaniche, ha una bellissima dote che tiene l'umidità, fa anche deposito di nutrienti, ma non mantiene di solito funghi patogeni. Vi sconsiglio assolutamente l'argilla espansa, perché l'argilla espansa con microfori, non solo io lo dico, ma anche i miei colleghi, non siamo tanto d'accordo per l'argilla espansa, prima di tutto perché è un prodotto artificiale. E seconda cosa, questi microfori possono trattenere anche delle spore fungine, e poi dopo, quando è la stagione, ricomincia a esserci il caldo, tornano fuori e danneggiano, infestano la nostra pianta. Bene, questa pomice, oppure lapillo vulcanico, come si chiama, non so se la vedete, ecco, vi faccio vedere per bene, è di una grana da fina a grande e va bene così, perché la grana, giustamente, incorporata nel terreno, fa anche, i grandi fanno da riserva idrica, da riserva di nutrienti, e i piccoli fanno anche da drenaggio, è tutto un insieme. Noi bisogna cercare un terriccio che abbia un corpo, una vita, un'anima, per dare, per far venire bene le nostre piante. Questo di solito, un buon terriccio di pomice ce n'è da un 10 a un 15%, un 15% è sufficiente, proprio mescolato in passato nel terriccio. Un altro buon terriccio che ho trovato, questo di una ditta famosa, ecco, questo sinceramente è un buon terriccio, però ha dei difetti, ci sono dei piccoli sassolini di pomice, ma sono pochi. Allora, anche a questo terriccio, che ha le garanzie dell'etichetta dietro, che dà un pH intorno 5,5-6, cioè loro dichiarano 6, però il pH può essere inferiore in base alla torba che c'è, ai prodotti che sono acidi, può essere superiore un tantino se i prodotti, a volte dal lotto, sono in base ai lotti, il contenuto è minore. Perché il pH? Ritorniamo qui. Perché il pH, quando si fa una messa a dimora, una piantumazione con le piante che hanno il pH giusto, già si può tranquillamente, durante tutto il corso vegetativo, mantenerlo, tenerlo sotto controllo, e poi è importantissimo perché le piante riescano a mangiare tutto quello che vogliono, perché ricordate, le piante sono esigenti, vogliono mangiare le cose giuste, cioè, però noi se ci manca la roba nel frigorifero, abbiamo le gambe, l'automobile, le andiamo a comprare, loro sono messe lì, aspettano noi che gliele diamo, cioè è opera nostra se si riesce ad avere dei buoni risultati. Ok, sul terriccio la cosa che vi sto dicendo è proprio anche importante il discorso che abbia la ritenzione idrica, cioè drenaggio e ritenzione idrica sono due cose importanti.
Importanti perché il drenaggio deve cercare l'acqua sempre di rinnovarsi, deve mantenere in vita la flora umifera e la ritenzione idrica, l'umidità che alla pianta serve. Quant'è l'umidità che alla pianta serve? Serve da un 45% minimo fino a un 80%. Logicamente quando si irrigano le piante l'umidità subito è in eccesso, poi piano piano l'umidità cala. Ma questo calare non deve mai essere sotto al di sotto del 45%, perché la pianta va in sofferenza e il terreno si può anche riscaldare. Va mantenuto una regolarità idrica, proprio anche perché non solo ne soffrirebbe la pianta, ma ne soffrirebbe tutto l'insieme dell'apparato radicale e ne soffrirebbe anche tutto quello che è nel terriccio, la parte organica. Allora, voi noterete che io insisterò in maniera particolare per quanto riguarda il discorso della parte organica, per quanto riguarda la parte organica, perché è importante per la vita delle nostre piante. Ed è importante la parte organica e la parte minerale. Se noi trattiamo il nostro terreno, il substrato da coltivazione delle nostre piante, sarà facile tutto continuare a dargli una buona fioritura, bel fogliame, cioè rendere belle le nostre piante, perché è importante che le nostre piante abbiano questa funzione organica, perché è lì che si muove il terreno, è lì che il terreno ha una funzione biologica. E la cosa più bella, quando c'è questa funzione biologica equilibrata, si trasforma l'aggregazione. L'aggregazione, quando la parte organica si incatena, si collega, si aggrega con la parte minerale, allora questo che cosa vuol dire? Che le nostre piante hanno davanti le loro radici o vicino alle loro radici tanti piccoli bocconcini da mangiare senza problemi, cioè come se avessero tanti cucchiaini che gli danno da mangiare. E questa parte organica è fondamentale. Per questo motivo vi chiedo di stare attenti all'acquisto del terriccio, perché l'acquisto del terriccio, come vi ho detto, deve avere delle regole e bisogna andare sul sicuro quando si compra. Però anche questo, se comprate da ditte serie, io posso citarvi quali sono le ditte serie, non mi sono mai trovato problemi con la Vigor Plant, come non mi sono mai trovato bene neanche con terricci che fa Barney, come cioè non ho avuto problemi. I problemi li ho avuti quando nelle agrarie, per proprio approvvigionarmi, ho dovuto prendere quello che c'era. Allora, prima di lavorare, ho cercato di capire questo terriccio com'era facendo l'analisi. Vi faccio vedere quello che è importante dell'analisi di un terriccio. Allora, ripartiamo. Prima di tutto, io, come vi ho detto, questa non è una televendita, non vi voglio vendere niente, vi voglio solamente dare la possibilità di capire quali strumenti uso, senza tenere niente nascosto e senza riserve. Per quanto riguarda il terriccio, la mia analisi primaria è questa. Di solito cerco dell'acqua distillata, però se l'acqua distillata non c'è, non è un problema. In questo barattolo ho dell'acqua distillata, in questa brocca di plastica ho acqua della condotta comunale. Bene, partiamo dall'acqua distillata. Io prima di tutto devo vedere l'acqua distillata, ho cancellato il nome della ditta perché non posso fare pubblicità a nessuno e non ritengo sia giusto, è acqua distillata. Però bisogna stare attenti anche a questo e vi dico perché è necessario l'uso di un pH-metro. L'uso di un pH-metro è necessario perché noi si deve avere la sicurezza delle materie che usiamo, la certezza. Cioè anche se è una certezza, va bene che è un po' non proprio dal laboratorio, però dobbiamo avere una certezza come minimo che supera il 90% e si può ottenere semplicemente. Vi consiglio una cosa, i pH-metri che ci sono anche su queste su internet, li ho visti, sono appetibili per il prezzo, perché sono bellini, hanno un prezzo che va intorno a 20, 25 euro, 30 euro, però vi dico assolutamente, sono giocattoli da ragazzi, perché un pH-metro che sia veramente uno strumento
per poterci lavorare, per poterci studiare quello che si fa, ogni tanto va risettato. Come diciamo l'orologio automatico, no? Se si tiene due giorni fermo, logicamente si trova a scarico, le lancette si fermano, allora va rimessa all'ora e va risettato. Però un piaccametro, risettarlo, è una cosa facilissima. Questo poi ve lo farò vedere dopo, come si risetta e come va tenuto proprio nel migliore dei modi. Bene, io quest'acqua è acqua distillata, questa è acqua della fontana, delle condotte idriche. Vi faccio vedere la differenza. Allora, prendendo il piaccametro, io uso questo piaccametro della PCE, costa tre volte meno di altre ditte che lo fanno caro, cioè che costa di più, e sinceramente non è un piaccametro cinese, ma è un prodotto fatto in Germania, e quello che ha di bello che la sonda è proprio fatta con il vetro di Murano, sicché c'è anche una qualità in questa cosa, diciamo che è la Leica delle macchine fotografiche come lenti. Io prendo l'acqua del rubinetto, lo metto qua, ora vi faccio vedere l'accensione. Ecco, non so se la vedete perché la macchina fotografica, cioè la telecamera, spero di sì che la si veda. Mi metto a fianco per dirvi, vi leggo anch'io dati. Qui sta partendo da 7,85, 7,80. Io so benissimo che il comune mi ha detto che l'acqua, cioè chi ci dà la risorsa idrica, varia da 7,80 a 8. Bene, quest'acqua non è altamente basica, ma è basica, perché le nostre piante soffrono quando c'è il calcio, sia nell'irrigazione e quando c'è il calcio nel terreno. Ok? Quest'acqua io la fermo, mi dà 7,85. Veramente la ditta che gestisce l'impianto idrico è seria, perché ha detto 7,88 e rispetta i valori che ha dichiarato. Ok, lavo il piaccametro, lo spengo. Ora si guarda, io per fare prima ho cercato di mettere già quest'acqua qui in questo vasetto. Questa è acqua distillata. Acqua distillata, sapete benissimo che è acqua che non contiene minerali, perché nell'evaporazione anche delle nubi i minerali, sarei pesanti, i minerali rimangono a terra, solamente il vapore, la molecola dell'acqua va su, evapora e si condensa nelle nubi e poi c'è le precipitazioni. Io sto misurando ora, questo col piaccametro mio, sto misurando quest'acqua. Vedete che il piaccametro oscillerà perché era partito da 7,85, anche se sono dietro so come lavora il mio piaccametro, scenderà, perché da 7,85 deve arrivare a leggere la lettura minima di quest'altra acqua. Ora metto questa perché voglio venire di fianco per darvi migliore interpretazione. Il piaccametro scende a 5,9. Questo che cosa vuol dire? Che chi ha venduto l'acqua, questo è un prodotto corretto, perché l'acqua demineralizzata, l'acqua distillata, deve avere un pH da 4,9 a 5,1. 5,9, non si può sinceramente condannarlo e né processarlo. Ok, avete visto? È sceso un attimo, quello è un centesimale, 5,8 centesimali contano pochissimo, conta valori stabili, i valori fino a decimali, centesimali si possono lasciare stare. Bene, io ho queste due acque. Partiamo, sono favorito da partire dall'acqua distillata. E partiamo su questo senso. Io voglio farvi vedere in questi bicchieri di plastica che cosa succede quando misuro il pH del terreno. Ripeto, perché il pH del terreno? Perché se io mantengo questa costante tutta la stagione, sono sicuro che le nostre piante, qualsiasi prodotto gli si dà, che sia sempre biologico, perché ricordatevi, finché si tratta di prodotti biologici, di natura biologica, di natura vegetale, animale, organica, non si ammazza la parte organica, la flora umifera. Però se si mette prodotti chimici, sapete che io sono contrarissimo ai concimi, nitrofosca, tutto quello che dice questa propaganda stupida, avvelenano il terreno e ammazzano la nostra flora batterica umifera. È come se noi si fa di tutto per prendere lattime e poi, bene o male, si mangia delle cose che ammazzano le nostre difese immunitarie nell'intestino. Questo non lo dobbiamo fare. Usiamo prodotti di origine o organica o vegetale.
o di estrazione, anche se sono minerali, ma sempre nel modo naturale, non dalla chimica.